Auguro questa nomina con il sincero desiderio di far bene, con la volontà di svolgere in modo più possibile efficace il compito a cui sono chiamata, ma anche, credetemi, con un profondo senso di responsabilità. Responsabilità è la parola su cui fa perno il discorso di investitura di Agnese Boni, nuova assessora alle politiche sociali nel comune di Pinerolo. Agnese Boni è stata nominata dal sindaco Butiero in sostituzione di Magda Zanoni, eletta senatrice alle ultime elezioni del 25 febbraio scorso. Dice Agnese Boni, responsabilità significa trovare delle risposte soprattutto nei confronti di coloro che oggi vivono spesso in modo drammatico la loro esistenza. Nessuno sarà lasciato solo, promette. Tutti dovranno essere ascoltati e alle domande dovranno seguire risposte concrete. Per fare questo c'è bisogno del contributo di tutti. La mia disponibilità a ragionare, a confrontarmi con tutti coloro che hanno delle proposte, dei progetti, delle idee che possano contribuire a portare una ventata di positività sulla grave situazione che stiamo vivendo è totale. Abbiamo incontrato Agnese Boni nel suo nuovo ufficio e le abbiamo rivolto alcune domande. Tu sei anche assessore all'informatizzazione. Oggi come oggi, attraverso il sito comunale è possibile accedere ad alcuni servizi online, soprattutto per quanto riguarda l'anagrafe. Io so per esempio che ci sono dei comuni che hanno sul sito la possibilità di segnalare delle cose da farsi nel campo dei lavori pubblici, lampadine che mancano, buche nell'asfalto o piccole cose che magari il comune non può seguire da tutte le parti perché non ha gli occhi, 100 occhi. Il cittadino questo lo può fare. Sì, anch'io penso proprio che uno dei servizi possa essere questo. Cambiando argomento, la gente ce l'ha un po' in generale con tutti quelli che si occupano della cosa pubblica. Il pubblico spara a zero contro il palazzo, che sia il palazzo di Roma, il palazzo di Torino o il palazzo di Pinerolo. Quanto prendi come assessore? Ma io posso dirti quanto all'ordo sono 1.400 euro, quindi credo che si attesti lo stipendio sia di 700-800 euro. E questo lavoro di assessore quanto ti prende come impegno lavorativo? Ma dato che le mie deleghe sono parecchie, sono qui tutti i giorni, tutte le mattine e spesso anche al pomeriggio. E mi sto rendendo conto che veramente è un lavoro molto impegnativo. Io lo considero un autentico servizio, cioè un servizio che personalmente cerco di dare alla mia città, però posso dire che è un servizio decisamente faticoso, anche impegnativo. Ecco, puoi dirmi qualcos'altro delle cose che hai in programma per il futuro? Attenente il tuo lavoro di assessore? Ma diciamo che il campo sicuramente nel quale si incontreranno più difficoltà è quello delle politiche sociali, che è un aspetto importante delle mie deleghe, perché occuparsi di politiche sociali in un momento di crisi come questo vuol dire veramente incontrare le enormi difficoltà economiche e sociali che questa città sta vivendo. Il problema enorme di questa delle politiche sociali è il problema della casa, la casa che sta, siamo in piena emergenza abitativa, tenuto conto che ad esempio nel 2012 il Tribunale di Pinerolo ha convalidato 111 sfratti a fronte degli 88 dell'anno precedente,
e dei 35-40 degli anni precedenti, che però non avevano subito delle variazioni così consistenti. E parli di sfratti nel comune di Pinerolo? Solo nel comune di Pinerolo, perché nel pinerolese sono stati più di 400, ma nel comune di Pinerolo 111. Con la spending review, quindi con l'attenzione ai costi, arrivano sempre meno soldi da parte dello Stato agli enti locali. Ed è probabile, prevedibile, facilmente prevedibile, che questa prassi sarà una prassi normale in futuro, no? E quindi gli organi territoriali dovranno sempre di più essere autonomi e capaci di autofinanziarsi, di trovare qualcosa di nuovo. Ed è lì che si vedrà veramente la differenza fra un genere di amministratore e un altro genere, cioè qui quello più creativo, quello più fantasioso e così via, no? Nella testa degli amministratori questa spinta c'è o no? Penso che per anni nelle amministrazioni le cose abbiano funzionato in questo modo. Arrivavano dei finanziamenti che arrivavano dallo Stato, dalle regioni, dalla provincia. Questi finanziamenti venivano messi a bilancio, c'era una certa politica per cui si decideva come spendere questi finanziamenti. E quindi c'era una risposta diretta a quelli che erano, gli indirizzi politici. Adesso la cosa decisamente non è più così, perché tu dal punto di vista politico puoi avere tutte le migliori intenzioni e anche i migliori programmi, però poi devi fare i conti con quelli che sono i finanziamenti reali che arrivano nei comuni. E questa necessità di essere creativi, come dicevi tu prima, è effettivamente proprio una necessità che sentiamo, per cui cercare di individuare quali sono i bandi europei attraverso i quali riuscire a progettare delle iniziative, a fare in modo che a dare delle risposte ai cittadini. Questa è una cosa sicuramente che stiamo iniziando a fare, ma stiamo iniziando a fare forse proprio anche con la difficoltà che si ha ad uscire da quella che era quella mentalità di cui ti parlavo prima. Come d'altra parte andare a intercettare quali sono le possibilità di azioni tra pubblico e privato e capire effettivamente cosa ti può dare il privato e in che modo si possono fare delle collaborazioni di questo tipo. Ad esempio qui nel territorio di Pinerolo associazioni quali il Rotary, il Lions, lo Zonta Club, sono delle associazioni che stanno davvero collaborando molto con dei progetti magari che l'amministrazione ha in mente ma che non può finanziare nella sua totalità, e quindi ti arriva il finanziamento di queste associazioni. Una per tutte è mercoledì 17 verrà inaugurato questo centro per la dislessia. È un centro che è stato proposto dall'ASL Totre e utilizza un'associazione che si chiama Let's Go. Il comune mette a disposizione due aule dell'ex scuola Lauro di Abbadia e lì funzionerà questo centro per il territorio. Ma per poter mettere in piedi questo centro noi abbiamo dovuto, per fortuna, abbiamo avuto l'aiuto del Lions Club a Caia. Negli ultimi tempi, in realtà da qualche anno a questa parte ormai, sia all'estero che in Italia, si parla e in alcuni casi si sono già realizzati dei prototipi di smart city.
Sì. Ecco, una delle caratteristiche della Smart City è la partecipazione. La partecipazione attiva dei cittadini è una cosa fondamentale. È una cosa fondamentale. Oggi com'è la situazione da questo punto di vista di Roma? Diciamo così, lo sportello di riferimento è l'URP. Certo, ci fosse la possibilità di avere uno sportello online dove il cittadino può segnalare da casa questa o dalla strada, sì, ecco, oppure ecco, quindi sarebbe decisamente molto più semplice, sono sicura. Poi io sulla Smart City, cioè, per me sono dei progetti davvero interessanti, la città intelligente e la città. Mi sembra che in questo progetto di Smart City ci sia un unico obiettivo, che è quello, il benessere della persona, lo star bene con se stesso, il convivere bene con gli altri, l'avere un ottimo rapporto con l'ambiente, avere un ambiente a lui favorevole, essere in ogni caso in una situazione di agio. Quindi è un progetto che dovrebbe, come dire, coinvolgere proprio tutta tutto il lavoro di un'amministrazione. Grazie. Grazie.